Ah, che viaggio travagliato che ho fatto, che non so che cosa voglia dire, però che bella quest'isola, finalmente la posso vedere, la posso finalmente esplorare. Oh, che bella. Ma chi è quel lama là? No, devo vederlo un attimo perché... Ma qui perché c'è un lama? Poi non c'è nessuno, ma dove sono finiti tutti? Dovrebbe essere un'isola tipo deserta, tipo con un resort, una cosa spa bellissima. Benvenuto, ma tu sei un'isola. Ma cosa gridi? Vieni qua, devo farti capire dell'isola. Non hai mai visto un lama parlare, scusa? No, chi saresti tu? Non c'era scritto sul biglietto? No. La guida del lama. Oh santo cielo, davvero, tu saresti la mia guida dell'isola? Certamente, cosa credi? Ah, è piacere, io sono Dunis. Piacere, allora, questo è il tuo biglietto per essere venuto nell'isola. Ah, grazie, bellissimo biglietto. E dimmi un po', comunque mi sembra un libro questo, non un biglietto. Ad ogni modo... c'è il benvenuto. Ah sì? Un ricordo. Benvenuturo, ok, grazie comunque, bellissimo prego, biglietto. Prego. Allora, signora, lei come la posso chiamare, mi scusi? Lama. Ok, signora Lama. Allora, signora Lama. Il mio cognome è Lama. Ah, però okay. Ci vuole la formalità. Se posso chiederle di nome, come si chiama? Gianfreda. Ok, però signora Gianfreda, risponda immediatamente quando le dico, perché sennò... No, perché ho tre nomi, non sapevo quale dirti. Ah, ok. Però Gianfreda è quello più normale. Gianfreda Lama, ok, perfetto. Grazie mille di avermi detto il nome Gianfreda. Ma non c'è di che, aspetti un attimo. No, mi stava leggermente piegando la testa, mi scusi. Ho avuto cosa un... Cosa è successo alla tua povera testa? Devo curarla? No. Oh mio Dio, mi si sta piegando di nuovo la testa. No, grazie, la ringrazio. Allora, mi faccia vedere quest'isola bellissima. Allora, di qua abbiamo la giungla selvatica. Ah sì? Che sì, bella. Sì, guardi, questo è un albero. L'ha mai visto un albero? Dalle sue parti ci sono gli alberi. No, mai visto. Pazzurdo. Veramente? No, vabbè. E infatti è bellissima. Sì, veramente. Non ho proprio mai visto un albero, devo dire. E qua c'è una tradizione, no? Oh, wow. La gente, per divertirsi, si lancia i semi. Davvero? Porca miseria. Ma signor Lama, signora Lama, come mai questa cosa? Mi spieghi? Sinceramente non lo so, cioè il senso non lo trovo, però è divertente come gioco, guarda. Ti ho lanciato i semi. Mi devi ripassare, sì. Vai, passali. Sì, glieli passo, certo. Porca puzzarda, che simpatia che ha lei. Certo. Beh, devo dire che... Ok, sì, mi scusi un attimo. No, non mi segua minimamente. Oh mio Dio, aiuto. Ma che caspita c'è? Ma questa qua è fuori di testa, questa signora Lama. Ma cosa vuole da me? Ma perché mi fa lanciare i semi? Perché sono venuto qua? Potevo starmene bello a casa mia. Invece no, sono dovuto venire in quest'isola di schifo, per non dire qualcos'altro. Salve, signor Gianfreda Lama. Ehi, signor Dunis. Salve, mi dica. Vedo che non ti ha mangiato ancora nessun lupo. Nessun lupo? Cosa? Non ho capito niente di cosa... No, niente, non volevo dire niente. Ah, ok, va bene. Le va di fare un gioco? No. Dai, giochiamo a nascondino. Oh, santo cielo, dove dobbiamo giocare a nascondino? Allora, io mi nascondo e tu mi cerchi qua, in questa piccola zona, dai. È una partita semplice perché sei appena arrivato, dai. Ok, dai. Non guardo, forza, però si sbrighi immediatamente perché non ho tempo da perdere. Volevo dire, devo vedere un attimo l'hotel, no? Ma questa qua è fuori di testa comunque. Cioè io veramente, ma dove sono venuto? Porca puzzarda, cioè veramente. Ma che razza di isola è mai questa? Poi non c'è nessuno, non sta... Pronto? C'è qualcuno qua? Yuhu! Non sembra che ci sia letteralmente nessuno. Comunque adesso vado immediatamente a cercarla, perché devo finire questa stupidata. Voglio andare al mio hotel e dormire in pace, perché già... Ma è stupida, è là. Ma è scema. Aspetta. No, non sono io, È una copertura. Ah sì? Mi sto nascondendo in realtà. Tu mi vedi, ma in realtà io non ci sono. Ah, ok, allora dove posso trovarla? Ho vinto. Ah. Perché mi hai creduto. Ah, ok, wow, ha vinto lei, perfetto. Sì, ho capito. Ho vinto io, assolutamente. Ho capito. Sono... Cosa sta facendo con la testa? Gioco. Sì, imbattibile, certo. E cosa stava facendo con la testa, mi scusi? No, mi vengono le tic a volte. Oddio mio. Non farci caso. Ah, ho capito. No, per favore, non li faccia però vicino a me. Allora. Ok, allora cosa vuole visitare? Allora, qui noi, per ogni viaggiatore, raccogliamo le loro teste. Tipo questo di un viaggiatore, no? Cosa? Sì, sì, come souvenir. Ah, ok, quindi... teniamo lì, li appendiamo ai muri.
No, facciamo le statue per ogni giocatore. No, 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 aspetti, però io non voglio che la mia testa venga appesa alla... No, è una richiesta personale. Non si preoccupi, devi pagare molto per questa cosa. Ah, ho capito, ho capito. Quindi, ok, io non posso anche evitare, ho capito, giusto? Adesso vedrete la mia potenza, la mia velocità della luce. Oh, santo, cioè... Cos'è? No, 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 ma cosa sto vedendo? Cosa hanno visto i miei occhi? Signora, mi sente? Ma lei è fuori di testa? Mi scusi? Mi sente? Sta dicendo qualcosa? Sì, ho detto, lei come ha fatto ad avere questa velocità super veloce? È il potere del dio lama, non lo conosci? Il potere del dio lama? Oh, porca miseria, ma certo, che cosa mi sta dicendo? Certo, cosa credi che ci sia qua nell'isola Lamos? Eh beh, sicuramente un lama, dio, sicuramente, no? Beh... Ah, non ci avevo pensato. E magari scopre che sono io, Gianfredda Lama. No, ti prego. No, scherzo. Ok. Tu la sua serva. Lei, oh porca miseria, cosa fa il dio lama? Mi spieghi un attimo, che adesso mi sto incuriosendo. Allora, mi sto incuriosendo, mi dica, mi dica. Sì, allora, il dio lama sta sopra quella grande torre, no? Ah, ok, lo vedi? Sì, sì, certo. Dove c'è il suo trono con tutti i mini lama che gli sventolano con le foglie. Tipo, addirittura? Vedi, noi prendiamo le foglie da qua, dalle foglie di cacao. Sì, perché sono fatte di cioccolato quelle foglie. Buone. E lui, mentre lo sventolano, si mangia le foglie, perché appunto è cioccolato. Ma che schifo, cioè nel senso anch'io vorrei avere un trattamento così. Sì, sì, poi si fa il bagno nel fango. Quella ha bisogno della nostra mano per farsi il bagno nel fango, perché un diolama non può alzarsi dal suo trono da solo. Ho capito, quindi un po' un'isola particolare, cioè nel senso io non ne ho mai vista nessuna così. L'isola Lamos. In effetti. Le Lamos. Infatti, però mi scusi, cerchi di dire di meno la lettera S, cioè meno prolungata per carità, sennò poi dopo mi si spaccano i timpani, che lei ha un muso un po' particolare, quindi la S esce più forte, più decisa. Sì, ma abbiamo una lingua un po' lunga, quindi... esatto, è un po' problematica. Vede questa statua? Queste statue libere servono appunto per i visitatori che vogliono lasciare le proprie teste. Ho capito. Esattamente così. Così, porca puzzarda, non lo sapevo. Sì, per dare un benvenuto a quelli nuovi, tipo come lei, signor Dunis. Bellissimo. Certo che non vorrei mai mettermi questa testa qua. Cosa stava facendo? Un altro tic? Sì, non me ne accorgo neanche, mi scusi. Oh, ok, capisco, sì. Mi faccio vedere quest'altra cosa, sì. Esattamente. Se lei vuole allestire una statua. Una statua, con la testa, sì. Basta sì. Pagare. Ok, pagare. Perfetto. No, grazie. Deve solo pagare. Si paga in questo modo. Sì, 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 beh, certo, questa è una cosa normale, pagare alla base di tutte le cose. Chiaramente, ma io voglio proprio evitare questa cosa, non voglio che una mia testa venga appesa qua dentro. Ah, no, non le farò piacere. No, 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 non mi interessa, la ringrazio. Ma poi le usa, sì, per farci per cosa? Per accrescere i suoi poteri. Ah, pensa tu, comunque. Se no, come credi che io abbia questo potere? Mi scusi, mi aspetti un attimo qua. Scusatemi un attimo. Non è possibile. Ok, porca miseria. No, 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 io mi sto pentendo di essere venuta su quest'isola. Cioè, praticamente c'è questo dio lama che accresce il potere prendendo le teste delle altre persone. Cioè, praticamente queste sono tutte teste prese da altre persone e il dio lama accresce il suo potere. Ma quindi non è un'isola veramente bella. Cioè, mi hanno truffato, porca miseria. Dovevo sapere io che quella nasona che mi aveva detto fidati una bella isola con quel ghigno malefico che faceva non me la stava raccontando giusta. Questa qua è pazza, mi vuole ammazzare. Io lo so, aiuto, bambino. Però devo darle corda, sennò poi questa qua mi fa fuori, mi ammazza, mi uccide, mi fa fuori. Le devo dare un fiore per farle vedere che comunque sono dalla sua parte, che ci sto cascando. Certo che comunque la parte prima del nascondino era veramente fuori. Signora, le ho raccolto un fiore. È tornato. Certo, mi sta proprio simpatica. Poi quest'isola è veramente magica, molto bella. Sì, io stavo pulendo un po' qui queste tracce a cui i visitatori si spaventano, quindi... Ah, ho capito, quindi giustamente, certo, pulisce. Ma di cosa sono queste tracce, mi scusi? I giocatori che qui vanno a dare la testa al diolama. Ah, ok, sì, sono un po' di... tipo sugo di pomodoro, no? Sì, sugo di pomodoro, ovvio. Certo, si tirano i pomodori, giustamente. Sì, beh, certo, è normale, no? I giocatori, dopo tutto, sì. E quindi, niente, mi faccia vedere il resto, se... Ecco un omaggio dalla casa, direttamente dal diolama. Ah, e cosa ci devo fare con questa cosa, mi scusi? Cose magiche. Ok, mi faccio vedere altre cose. Allora, se noi andiamo qua... No, questa è la parte più brutta, io te lo dico. Oh mio Dio, qui, mi faccia vedere. Di solito le persone, sai cosa fanno? Ci cagano per vanno terra. Vanno qua per dire,
Che schifo questa parte. Questa è la parte più brutta che ci sia. Lo capisco, fa schifo. Fa schifo completamente, lo capisco. Sì, qua le persone insultano liberamente. Qui il Gelama dice: qui dovete insultare, se non insultate, fuori da quest'isola. Fuori. Ah, ok, quindi schifo, puzza, per non dire qualcos'altro. Guarda che brutta scelta di colori. Ma infatti, ma che schifo, bianco, marrone, che schifo, schifosi, puzzoni. Al diorama non piace, al diorama non piace. Merda. Al diorama piace il colorato. Esatto, è giusto, io concordo assolutamente con quello che dice il diolama. Il diolama ha perfettamente ragione da questo punto di vista, cioè da tutti i punti di vista, sì. Sì, sì, sì. Adesso facciamo un altro gioco. Ok. Tu devi cercare di inseguirmi. Ok, no, per carità, come fate? Mi scusi, l'ho già appena... lento. No, mi sono cagato addosso letteralmente. Non lo faccia mai più, per favore. Mai più. Ok, oppure se devo volere, mi scusi. Perché si avvicina così tanto? Mi scusi, può parlare? È un po' inquietante se non parla. Sì, sto pensando che il dilemma vuole la tua testa. No, però io non pago. Dicevamo? Non pago. Niente. Quindi lei mi vorrebbe convincere a pagare, giusto, no? Sì, a pagare, ma qui non si paga con i soldi. E con cosa? Con la testa. No, mi scusi, però non dovevo pagare per dare questa testa, cioè dovevo pagare per dare la testa. Okay. No, devi pagare per comprare le cose. Ok. Per stabilirsi qua, si paga. Ok, magari dopo ci penso. Magari dopo ci penso. Sì, certo, dopo ci penso se mi va bene, posso pensarci? Sì, certamente, è tutto il tempo che vuole, ma non troppo, perché poi la mia pazienza potrebbe arrivare a un certo limite. Aiuto, raga, devo trovare un modo per scapparmene immediatamente, prima che mi ammazzi. Questa qua mi vuole far fuori, mi vuole uccidere, aiuto. Però, devo collaborare con lei, devo collaborare per forza, sennò poi dopo... Oh, qua ci sono delle pozioni. Ho trovato delle pozioni di lentezza. Posso dargliele magari? Sì. Ma no, non voglio questi vestiti inutili. Dammi la pozione di lentezza, che mi può servire. L'unica cosa che mi potrebbe dare. Poi cos'è questa cosa? Pozione di night vision e di lentezza. Questa gliela posso dare. E magari va più lenta. Magari per scappare posso usarla. Ovviamente posso usare le loro stesse armi. Questi stupidi non riusciranno mai a farla franca contro di me. Adesso gliela faccio vedere io a questo lama. Cosa vuol dire sfidare Dunis? Cosa sta facendo? Oh santo cielo, quello è il potere che sgorga dal dio lama, ne sono sicuro. Mi scusi? Sì? Cosa sta facendo? Un rituale per dare l'energia al dio lama. Ah ecco, capisco. Quei pantaloni? Quei pantaloni... Niente, praticamente ho trovato una testa e praticamente vicino a questa testa c'erano questi pantaloni. Probabilmente la vera. Ok, va bene. Vabbè, allora sì. Saranno sicuro degli scarti. Beh, spero. Certo. Sì, sicuramente. Beh, come puoi vedere che comunque è pieno di vestiti qua in giro, no? Sì. Va bene, allora te li puoi tenere, dai. Ok, la ringrazio. Niente, mi faccia un po' vedere cos'altro avete di speciale in quest'isola, non lo so. Allora, in quest'isola i maiali sono la cosa più speciale che ci sia. Ok. Questo è l'unico esemplare di maiale. Oh, davvero? Oh, sì, porca miseria. Oink. Ah, fa oink. E voi lo senti? Sì, certo che lo sento. E voi non vedi? Avete... Sì, vedo. E voi non avete mai visto altri maiali oltre a questo, no? No, questo è un maiale Slamus. Così si chiama, però comunemente chiamato maiale. Piacere, maiale Slamus. Maiale. Preferisco chiamarlo maiale. Vuole un po' di potere? Grazie, la ringrazio. Però questo potere glielo vorrei lasciare a lei, sai com'è? Sì, non vorrei mai. Esattamente alle facce del dio lama. Ah, ok, non volevo saperlo. Grazie, la ringrazio. Però è troppo gentile, insomma. No, non voglio tutto questo potere. Dopotutto dovrebbe lasciarlo al dio lama. È lui che vuole tutto questo potere, no? Non prende. Ha ragione anche lei, signor Dunis, ha ragione. Esatto. Quindi lei prima si stava spalmando le feci del dio lama. Sì, ma è una cosa che si fa tutti i giorni, Devi farla almeno 2-3 volte al giorno se vuoi stare qua. Ah, ho capito. Devi offrire tutto te stesso al dio lama, perché lui è il dio lama, è il dio. E chissà cos'altro lama dobbiamo offrire.
Ho capito. Niente, mi faccia vedere un po'. Ma posso decidere se stare su quest'isola oppure no? Oppure non ho allora, più scelta. Allora, se vuole stare su quest'isola, deve pagare. Se non vuole pagare con parti del suo corpo o cose, potremmo trattare qualcos'altro, ma dovrei parlarne prima con il supremo dio. Ok, tipo quali cose, mi dica un po'. Allora, potresti offrire i tuoi vestiti. I miei vestiti, okay. I tuoi capelli. Ok. O qualcosa che potrebbe accettare il dio lama. Questo dovresti vederlo con il dio lama stesso. Quindi potrei prendere benissimo un appuntamento, certo, con lui. Non so, quando è disponibile, quando c'è, quando non c'è. Alla fine è un dio. Cioè, ha i suoi impegni. da divinità. Allora, potrei anche per esempio aiutarlo, magari sventolando la foglia. Esattamente, quello già sarebbe pagarlo. Esatto, sì, beh, direi che è una cosa assolutamente normale che tutti quanti fanno. Certo che comunque non vedo altre persone che se la sono, diciamo che hanno scelto quest'altra opzione, no? Poi magari mi sbaglio. No, infatti altre persone dopo un po' si sono scocciate, visto che non gli piaceva più, Yolama gli ha preso la testa. Ah, e beh, perché giustamente. Perché doveva pagare tutti i loro debiti. E giustamente, certo, è giusto, questa cosa è assolutamente giusta, il Yolama fa bene. Esattamente, tanto lei diventa uno stato dice? Poi. Lei cosa dice di questo comportamento del dio lama? Non pensa che sia un po'... insomma, cosa pensa di questo comportamento? Mi dico lui! Oh, Santa Maria! No. Lui è il dio supremo! Ah! Non ti prego, non ti prego! Aiuto! Bevi un po' di questo, ti sarà... cioè, starai meglio. Ti farà star bene il dio lama. Infatti mi sto già sentendo meglio, guardi. Mi sto già sentendo meglio. E il dio supremo ha ragione. Come ha fatto a fare questa svolazzatina in giro? Oh, santo cielo. Grazie, comunque. Come ha fatto a volare, però? Anch'io voglio volare. È il potere del dio lama. Ah, e quindi lui ti dà questo potere. Ma lei prima, ho un dubbio, lei prima era un lama o era una persona? Io, nell'antichità, verso, diciamo, circa 10.000 anni fa. Ah. Era una giovane ragazzina che viaggiava su quest'isola. Ah. Venivo qui per, diciamo, due volte al mese. Ah, pensa tu. A un certo punto ho avuto una relazione d'amore. Sì, però si sbrighi perché mi sto già rompendo le palle. Insomma, ho avuto questa relazione d'amore. Ok. E lui mi ha fatto diventare come lui, un lama. Oh, porca puzzarda. Quindi lei praticamente è diventato un lama perché... ma non c'erano anche altri... Quindi lui ha avuto più relazioni, mi sta dicendo. Sì, cioè lei... per questo infatti mi ha tradita. No. Per questo io ora sono la sua serva. No, mi dispiace tanto. Quindi lei ovviamente, immagino, si sentirà insomma un po' arrabbiato con questo dio lama. No, ma lui è il dio lama, lui può. Cioè, me lo aspettavo, però ha fatto comunque male. Ho capito, certo, è normale. Ma ormai è successo tipo 10.000 anni fa, quindi... Sì, beh, normale. E a lei va bene comunque stare qua in cattività comunque, no? Perché lei... Sì, mi piace accogliere le persone. Insomma, le piace fare l'umile serva, no? Quella della gleba, insomma, un po'... Sì, l'importante è che mi fa vivere qua, cioè... non voglio diventare statua. Sì, ho capito. Eh beh, certo, giusto, è normale. Sì. Aspetti un attimo che arrivo subito, devo pensare fra meme. Ho capito tutto! Questa qua praticamente stava con questo dio e alla fine l'ha tradita. E dopo ovviamente lei sarà restata tanto tanto triste e depressa per questa cosa. Perché ovviamente la vuole, cosa sta facendo? Stavo sentendo delle bottiglie vicino a me, ma secondo me era solamente la mia immaginazione. Porca miseria, quindi praticamente questo dio l'ha tradita. E quindi lei ora sarà sicuramente arrabbiata con questo dio. Cioè, nel senso, anche se è successo più di 10.000 anni fa, però... Secondo me fa queste cose solamente per paura, ne sono abbastanza certo, cioè non può continuare a fare questa cosa. Quindi se lei riuscisse a scappare, magari anche se questo diorama, non lo so, dobbiamo trovare comunque un modo di aiutarla. E sicuramente se la convinciamo a dovere potrebbe voler uscire, riuscire a scappare da quest'isola. Ah, devo pensarci però, chissà come potrebbe lei... Oh mio Dio, cosa sta facendo adesso? Chissà come potrei convincerla comunque, magari con l'aiuto di altri miei amici. Magari riesco a... Perché sicuramente adesso da solo non posso scappare. Perché c'è lei e il dilemma che mi fermano. Quindi dovrei avere bisogno di altri miei amici assolutamente. Se no poi dopo mi ammazzo. Cioè mi fa fuori il dilemma. Perché sicuramente io sono uno scalzafatica di schifo. Non faccio niente dalla mattina alla sera. Quindi di certo non voglio stare a lavorare per lui.
però adesso devo dirle che lavoro per il diorama, insomma, per forza, adesso non posso più scappare. Salve, signora! Salve, è tornato! Quello ha che... pensato un po'? Certo, certo, quello che lei mi ha detto è assolutamente comprensibile e ho pensato fra me e me che comunque anch'io dovrei prestare i servizi a questo diorama e insomma prendere... Certo, per pagare, sì. Sì, certo, certo, e potrei offrirgli un po' di... servigi, che tipo di servigi mi vuole far fare però? Mi scusi? Dipende dal diorama, ci sono alcuni un po' più normali, altri che oh, porca sono un miseria. Po' più... Ti consiglio quelli normali. Certo, certo, ma perché quelli normali cosa vogliono fare? Il diorama vi usa come oggetti. No, 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 cioè nel senso proprio quello che penso io, giusto? Esattamente, ma sono cose che non si possono rivelare a tutti quanti. Certo, capisco, quindi cose veramente che l'umanità non vuole proprio sapere. Esattamente, giusto? Esattamente. Ho capito. Che sono proprio tipo scioccanti. Certo, perché dopo tutto lei è stata la concubina del diolama, no? So tutto di lui, anche sui punti deboli. Cioè, oh, davvero? Certamente. Oh mio Dio, Lui ama spalmarsi la Nutella sotto le zampe. Cosa? Scusi, sì, perché questa zampe. Cosa? Come perché mai? Perché dice che è più gustosa mangiarla in quel modo. Ah beh, certo, normale, no? E questo sarebbe un punto debole. Sì, perché se togli la Nutella, lui impazzisce. Oh, porca puzzarda, quindi praticamente in un ipotetico scenario dove noi potremmo ipoteticamente scappare, potremmo usare questa cosa contro di lui. Una distrazione, ma io non voglio scappare. Certo, certo, lei è assolutamente non vuole scappare, giusto, no? Io non posso scappare. Ormai questa è la mia isola. Certo, certo, allora vuole far scappare il diolama. No, il diolama vuole stare qua. Ah, ho capito, ho capito. Certo che comunque avverto un po' di paura dentro di lei. No, no, ma ne è sicuro? Cioè, magari potrei anche sbagliarmi, chiaramente. No? Lei cosa dice? Pronto? Mi sa che è morta. Ah! Mi scusi, cosa? Assolutamente sì! La capisco perfettamente. Certo. Allora. Sono cose molto sconvolgenti. Certo, certo, certo. Lei praticamente su questo libro mi ha scritto di un fiore che a lei piace, che... un fiore, sì, assolutamente. Oh, il diolama sente e vede tutto. Porca miseria. Sto pensando fra me e me ora. Non, di sicuro adesso non può leggermi anche nel pensiero. Dai, no, non può assolutamente. Quindi praticamente... Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo facendo? Cosa? Che ne pensa di questa cosa? Allora, penso che... Il paesaggio è molto bello, sì. Il paesaggio è assolutamente molto bello. Certo, certo, certo. E assolutamente io concordo con tutto quello che lei mi ha detto finora. Do pieni servigi al diolama. E assolutamente questa cosa qua, il fiore, no? E questa cosa qua che mi ha dato lei. Questa cosa qua, guardi. Semplicemente concordo con lei, assolutamente concordo con lei e le darò una mano. Cioè, volevo dire le darò una mano a trovare i fiori. Esattamente, grazie, così potremmo allestire la stanza del diolama. Certo, certo, diolama, non si preoccupi, ci aiuteremo a vicenda, cioè nel senso, insomma, ci stiamo capendo. Bene, ci capiamo. Esattamente, allora, quando vuole tornare, io sarò qua disponibile.